professore, allora com'è avvenuto il recupero di questi libri? Il recupero è avvenuto nell'ambito di un'attività investigativa, nella quale abbiamo accertato l'esistenza di un'associazione a delinquere composta da più livelli delinquenziali. All'esito delle perquisizioni effettuate dagli acquirenti finali siamo riusciti a sequestrare questi libri e a risalire alla legittima provenienza. Questo è un successo, ma c'è tanta delinquenza in questo ambito in Italia, per le opere di traffico di opere d'arte? C'è tanta delinquenza, assolutamente sì, soprattutto in Italia. Ci scordiamo, noi abbiamo 80% del patrimonio culturale mondiale, quindi c'è tanta delinquenza, noi cerchiamo di combatterla, di trovare i canali delinquenziali per risalire poi al sequestro e alla restituzione delle opere. Questi sono momenti di soddisfazione poi, no? Questi sono momenti di soddisfazione, assolutamente sì, certo. Ecco, ritornano questi tre libri. Come dicevamo prima nella conferenza stampa, è sicuramente una soddisfazione, perché ci teniamo a questa biblioteca prima di tutto, e ci teniamo per i motivi che dicevo prima, perché sta prendendo campo in maniera molto, molto bella. Quindi è un tesoro questo che ci abbiamo da custodire, da valorizzare e da mettere a disposizione, per cui ogni piccolo successo, ogni difesa che possiamo fare di quella realtà che c'è qui dentro, che riguarda quindi anche il futuro, per noi è sicuramente motivo di soddisfazione. È chiaro che l'ultima finalità nostra non è quella culturale, ma la cultura, per arrivare sempre ad una sensibilità pastorale, questo è un po' quello che è la nostra finalità ultima, però ovviamente anche questo passaggio intermedio ha la sua importanza. Sì.